Studiamo le proprietà della forza elastica, cioè la forza che fanno le molle. Immaginiamo una molla la cui lunghezza è 10 cm. Si chiama lunghezza di riposo, L0 e non LO, come spesso la chiamano gli studenti, L0, e rappresenta la lunghezza naturale della molla. Questa molla può essere compressa o allungata. Se viene compressa, la molla si accorcia, per esempio la sua lunghezza da 10 cm, L0, diventa 7 cm e l'estremità della molla si porta dalla posizione d'equilibrio O alla posizione A. Oppure la molla può essere allungata dalla lunghezza 10 cm alla lunghezza 13 cm, cioè da O a B. Nel primo caso la molla ha subito un accorciamento di 3 cm, nel secondo caso la molla ha subito un allungamento di 3 cm. L'accorciamento ha un segno negativo, mentre l'allungamento ha un segno positivo. L'accorciamento o l'allungamento sono la variazione di lunghezza. Il simbolo variazione in fisica si indica con la delta maiuscola greca, che non va confuso con l'incertezza, cioè l'errore di misura. Anche lì si utilizzava la delta maiuscola greca, ma qui il significato è completamente diverso. Delta qui vuol dire variazione. Variazione di lunghezza, in particolare, è definita come la lunghezza finale meno la lunghezza iniziale. Variazione di lunghezza. E si legge delta L. Cosa significa nel primo caso la variazione di lunghezza? Vuol dire la lunghezza finale 7 cm meno la lunghezza iniziale che era 10 cm, quindi meno 3 cm. Nel secondo caso, l'allungamento, la variazione di lunghezza è stata la differenza tra la lunghezza finale 13 cm meno la lunghezza della molla all'inizio 10 cm. E quindi l'allungamento adesso è più 3 cm. Qui in questi due disegni sono rappresentate le stesse due situazioni di prima. Quando la molla viene compressa, cerca di ritornare alla sua lunghezza naturale e quindi spinge con una forza detta forza elastica, spinge verso destra. Viceversa, se la molla è stata allungata, tenta sempre di riportarsi alla sua lunghezza naturale e quindi stavolta tira indietro l'estremità con una forza elastica verso sinistra. Quindi vediamo da questi due disegni che la forza elastica nasce sempre nel verso contrario alla variazione di lunghezza. Se è stato un accorciamento, la forza elastica spinge in avanti. Se c'è stato un allungamento, la forza elastica tira all'indietro. Dal punto di vista matematico vuol dire che la forza elastica è un vettore che ha sempre il segno contrario, il verso contrario, quindi il segno contrario all'allungamento o all'accorciamento. Questo sarà poi esplicitato nella legge di Hooke, dove si vede che la forza elastica ha sempre il segno contrario alla variazione di lunghezza. Inoltre, si verifica sperimentalmente, con l'esperimento che ho mostrato nei video successivi in questa playlist, che la forza elastica è direttamente proporzionale all'allungamento o all'accorciamento della molla. Cioè la molla non fa sempre la stessa forza, cioè della stessa intensità. Fa una forza che è tanto più intensa quanto più viene accorciata o allungata. Per esempio, se la molla venisse accorciata o allungata di un solo centimetro, farebbe una forza più debole. Invece se viene allungata o accorciata di 2 cm fa una forza doppia, se viene accorciata o allungata di 3 cm come in questi disegni fa una forza tripla e così via. Quindi si verifica sperimentalmente che la forza elastica che fa la molla è direttamente proporzionale all'allungamento o all'accorciamento. Questo è il simbolo della diretta proporzionalità. Dal punto di vista matematico vuol dire che c'è una costante di proporzionalità tra la forza e l'allungamento o l'accorciamento, e c'è anche una relazione di causa-effetto. La causa è che la molla è stata allungata o accorciata e l'effetto è che la molla reagisce con una forza elastica. E il fatto che questa legge matematica, detta legge di Hooke, sia una legge proporzionale, lineare, vuol dire che c'è diretta proporzionalità tra la causa e l'effetto. Cioè raddoppiando, triplicando, quadruplicando la causa, cioè l'allungamento o l'accorciamento, duplica, triplica o quadruplica anche l'effetto, cioè la forza elastica che fa la molla. La costante di proporzionalità tra la causa e l'effetto,
tra l'allungamento o l'accorciamento e la forza elastica si chiama costante elastica della molla e ogni molla ha la sua costante elastica. Ora il nome è un po' infelice secondo me perché costante elastica fa pensare a quanto una molla è morbida. Al contrario, la costante elastica dà una misura di quanto la molla è rigida, cioè dura. Quindi andrebbe chiamata più propriamente costante di rigidità della molla. E adesso vedremo che più è grande questo valore, la costante elastica, e più la molla è rigida. Qui c'è un piccolo esercizio che poi rappresenta esattamente l'esperimento che si fa in pratica con gli studenti per misurare la costante elastica di una molla, cioè la sua durezza. Si prende la molla, la si appende a un sostegno, si misura la lunghezza di riposo, per esempio 10 cm, poi si appende una massa nota, per esempio 50 grammi, la molla si allunga, si misura l'allungamento. In questo esempio l'allungamento è stato di 4 cm perché la molla è passata da una lunghezza a riposo L0 di 10 cm a una lunghezza finale di 14 cm, quindi 4 cm di allungamento. E da questi dati, da queste misure, si può ricavare la durezza della molla, cioè la sua costante elastica. Infatti, per prima cosa si fa l'analisi delle forze che agiscono sulla molla. Sono due le forze che agiscono non sulla molla, sul pesetto. Sono due le forze, una è la forza d'attrazione gravitazionale della Terra, cioè quella che sappiamo essere la forza peso, la forza di gravità con cui la Terra attrae il pesetto verso il centro della Terra. La forza peso si calcola mg, la massa per il campo di gravità sulla superficie della Terra, che è questo valore, la massa va portata in chilogrammi, quindi 50 grammi sono questi chili, e il risultato è 0,49 newton. Quindi questa è la forza peso. L'altra forza che agisce sul pesetto, sull'oggetto, è la forza elastica. Siccome la molla è stata allungata, lei cerca di tornare alla sua lunghezza naturale, quindi fa una forza elastica verso l'indietro, diciamo, cioè verso l'alto. Questa forza elastica è uguale e contraria alla forza peso, vale 0,49 newton, cioè ha la stessa intensità. Perché? Perché se non avesse la stessa intensità, il pesetto non rimarrebbe fermo. Il pesetto in realtà rimane in equilibrio, quindi una volta appeso alla molla, fa allungare la molla e poi trova questa posizione di equilibrio. Allora, siccome il pesetto sta in equilibrio, vuol dire che queste due forze si annullano, sono uguali e contrarie. Perciò la forza elastica vale quanto la forza peso. Ma siccome la forza elastica è data dalla legge di Hooke, che scriviamo senza il segno meno in questo caso, perché ci basta sapere il modulo della forza elastica, cioè ci interessa solo il valore numerico. Quindi utilizziamo quest'altra espressione per trovare la costante elastica della molla. L'allungamento infatti lo conosciamo, quindi con la formula inversa KE ricaviamo KE. Come facciamo a ricavarlo? Non lo portiamo a sinistra, non avrebbe senso dal momento che sta a destra dell'uguale. Piuttosto portiamo a sinistra delta L, cioè l'allungamento. L'allungamento che qui moltiplica a sinistra va a dividere, quindi abbiamo la forza elastica diviso delta L uguale KE. Ed è quello che è scritto qui, la forza elastica diviso delta L uguale KE. Andiamo a sostituire i numeri, la forza elastica abbiamo detto 0,49 newton, l'allungamento 4 cm, il risultato 0,1225 newton al centimetro. Che vuol dire intuitivamente questo valore di costante elastica? Vuol dire che per ogni centimetro che noi allunghiamo o accorciamo questa molla reagisce con una forza di 0,1225 newton. Infatti tutto torna, perché noi questa molla l'abbiamo allungata di 4 cm, siccome per ogni centimetro la molla fa questa forza qui, se l'allunghiamo di 4 cm farà una forza che è 4 volte questo valore, cioè 0,49 newton. Dunque, la costante elastica ha questa interpretazione intuitiva, ci dice quanti newton di forza elastica fa la molla quando noi la allunghiamo o la accorciamo di un centimetro. Siccome poi un centimetro corrisponde a un centesimo di metro, allora noi possiamo esprimere la costante elastica anche
in un'altra unità di misura, newton al metro. Al posto di centimetro scriviamo 10 alla meno 2 metri, 10 alla meno 2 va al numeratore e diventa 10 alla seconda, e quindi il risultato è 100 volte più grande, cioè 12,25 newton al metro. Anche questo risultato è intuitivo. Infatti, se la molla, abbiamo visto prima, che allungata o accorciata di un centimetro fa questa forza qui, è chiaro che se noi la allunghiamo o la accorciamo di un metro, che è 100 volte di più, allora farà una forza 100 volte più intensa, 12,25 newton, 100 volte più intensa di quella che fa quando è allungata o accorciata di un centimetro solo. Infine, un'ultima piccola precisazione: abbiamo detto prima la delta maiuscola greca vuol dire variazione. Non esiste soltanto la variazione di lunghezza, ma in fisica tutte le grandezze fisiche variano in pratica. Quindi c'è per esempio anche la variazione di velocità nel caso di un oggetto che si muove, una macchina che per esempio va su una strada. Come è definita la variazione di velocità? La velocità finale meno la velocità iniziale. Oppure possiamo immaginare un sistema fisico che cambia la sua massa. All'inizio la sua massa è un certo valore, alla fine un altro valore. La variazione di massa è la massa finale meno la massa iniziale. Per esempio, c'è una modifica della massa di un sistema fisico quando una parte, una di solito piccola parte della massa, viene trasformata in energia. Questo accade per esempio nella fisica nucleare, dove una frazione della massa di un sistema fisico viene trasformata in energia e fornisce energia nucleare. Anche in questo caso, come è definita la variazione di massa? Il valore finale, quindi la massa finale, meno il valore iniziale.